E allora, Roberto, stiamo parlando un po' di quello che accade nel mondo della politica, in questo teatrino che in questi giorni ci vede seguire, osservare questo scontro fra giustizia e politica. Ma noi in questi giorni stiamo anche seguendo e siamo andati alla ricerca, come è accaduto un po' anche soprattutto nei giorni scorsi, dei giovani, perché vogliamo un po' sentire che cosa ne pensano i giovani di tutto quello che accade nel nostro paese, nelle nostre istituzioni in questo momento. Abbiamo ascoltato i giovani di Occupy PD un paio di giorni fa, ci sembravano abbastanza agguerriti, e siamo andati in cerca dei giovani del centrodestra. Vogliamo un po' ascoltare che cosa pensano di questo governo Letta, quale idea di paese vorrebbero veder realizzata non solo da questo governo ma anche da quelli che potranno venire, chissà, insomma, lo sappiamo che questo potrebbe essere un governo a tempo, ad orologeria. E quindi con chi parliamo? Che e provato? Allora abbiamo al telefono con noi l'onorevole Anna Grazia Calabria, deputato del PDL e coordinatrice nazionale di Giovane Italia, che è un gruppo che riunisce appunto i giovani del centrodestra. Buonasera, benvenuta. Buonasera a voi, buonasera a voi. Ecco, allora, onorevole, dicevamo Giovane Italia, raccoglie i giovani che si sentono, diciamo così, si fanno interpreti, come dire, di quella che è la sensibilità dei giovani del centrodestra. Ci vuole parlare un po' di questo gruppo, quanti ne fanno parte, che tipo di attività sono svolte, qual è la composizione del gruppo, è presente in Centro Italia, Nord Italia, Sud Italia, per conoscervi un po', perché non vi conosco. Allora, innanzitutto la Giovane Italia è il movimento ufficiale giovanile del Popolo della Libertà, lo era prima quando si chiamava Forza Italia Giovani, lo è diventato dopo Giovane Italia quando c'è stata la fusione con i giovani di Alleanza Nazionale, la ex Azione Giovani, e adesso è rimasta la Giovane Italia nonostante ci sia stata una parte che sia confluita nel nuovo partito Fratelli d'Italia. Comunque ad oggi la Giovane Italia è il movimento giovanile ufficiale del Popolo della Libertà, quindi mi permetto la piccola correzione, non è un movimento che vede una sensibilità di centrodestra, ma è in realtà espressione specifica della ufficiale, sì, previsto proprio dallo Statuto del Popolo della Libertà. Benissimo. Senta, ci chiedevamo un po' questo, no? Perché poi si parla tanto di giovani in queste settimane, le politiche in favore della disoccupazione, contro la disoccupazione giovanile, quindi per promuovere l'occupazione dei giovani, eccetera. Ci chiedevamo se i giovani del PDL hanno dei progetti in campo, delle idee in particolare proprio su questi temi, che magari vorrebbero anche condividere con i deputati come lei, parlamentari come lei del partito, e quindi proporle all'attenzione delle Camere. Guardi, innanzitutto noi viviamo un tempo in cui la distinzione tra destra e sinistra, anche nel momento in cui ci sono dei problemi che non appartengono appunto a una parte piuttosto che un'altra, ma sono dei problemi condivisi da tutta la nostra generazione, che è una generazione di giovani, di ragazzi che non ha speranza più nel futuro che intende vivere, che intende costruire, occorre abbassare quelle barriere, quegli ostacoli che hanno da sempre visto una contrapposizione netta e durissima tra due schieramenti. Proprio in occasione della nascita di questo governo scrissi una lettera, un appello ai giovani di centrosinistra e dei giovani democratici per suggerire quella che era un'idea di larghe intese in vista di quelli che erano i problemi da risolvere proprio della nostra generazione, in particolar modo appunto la disoccupazione giovanile. Sì. Ha avuto risposta? Pare che mi abbiano risposto, ma che non gliel'abbiano pubblicata. Era un appello sul Corriere della Sera. E che dicevano? C'è il mio collega Fausto Raciti del Partito Democratico, che è diventato in questa legislatura anche lui appunto deputato, che è il responsabile nazionale dei giovani democratici, che mi ha detto, che mi aveva risposto che però non gli hanno pubblicato la lettera. Non so se credergli o meno, comunque sia. Però avrete parlato tra di voi, insomma, non c'è bisogno di dialogare sui quotidiani, no? Ci si può incontrare. Assolutamente sì. È chiaro che appunto la disoccupazione giovanile è un tema che a me sta particolarmente a cuore. Ho affrontato anche nella scorsa legislatura i problemi attinenti alla riforma del lavoro fatta dal ministro Fornero, che a nostro avviso è stata una controriforma e non una riforma, perché è stata una riforma che ha penalizzato le giovani generazioni, in particolar modo con riferimento a una contrazione dei contratti a tempo determinato, con una mancata poi di fatto realizzazione di contratti
a tempo indeterminato. Esatto. Ecco, quindi questo è stato il grandissimo problema della riforma Fornero, mm-hmm. e secondo il mio punto di vista occorrerebbe anche creare una maggiore flessibilità in uscita, perché è un meccanismo. Cercato di fare qualcosa con la modifica dell'articolo 18, secondo lei non è ancora sufficiente? Beh, diciamo che non è stata fatta una vera e propria riforma dell'articolo 18, anche se secondo me questo non è il problema. Il problema è creare un mercato del lavoro che sia aperto e dinamico e dia identiche opportunità a tutti, di entrata e di uscita, che sia un mercato del lavoro agganciato su una parola che molto spesso viene dimenticata in Italia, che è quella della competenza, perché poi se si parla di competenza è inevitabile poi parlare di merito, perché quello che noi dobbiamo combattere in questo paese, io penso che appunto sia questo un qualcosa che accomuni destra e sinistra, è dire no alla logica della raccomandazione, dire no all'amico alla logica dell'amico dell'amico, ma far sì che ci sia veramente una società improntata alla meritocrazia. Vede, si parla tanto la logica di lei, adesso mi sta chiamando in quanto giovane, no? Per esempio, ecco. Lo possiamo dire? Possiamo dire la sua età? Perché insomma lei è una deputato della PDL, però è giovanissima. Ecco, esatto, sì, quindi insomma, sì. Anche per quello ci rivolgiamo a lei in questa chiave. Guarda, sono entrata in Parlamento a 25. Quando sono entrata in Parlamento nel 2008 ero la più giovane deputata nella storia della Repubblica. Sono contenta che con questa invece legislatura, diciamo, che mi colloco un pochino indietro nella classifica, così tanto per scherzare, e che ci sia stato un ricambio generazionale. Però vede, le dicevo, essere giovani non è un dato di merito in sé, ecco, aprioristico. No, perché è poi anche superficiale, soprattutto in questi tempi, scadere un po' nella retorica del giovanilismo. Invece quello che ci deve essere non deve essere la quota giovani, deve essere una proprio proposta, lo spazio da dare ai giovani proprio merito. Per esatto, deve esatto. essere la quota. Senta, del nel PDL questa attenzione al merito, parliamo delle dinamiche interne al partito, al merito che rappresentato dai giovani capaci come lei, c'è spazio per i giovani? Che dialogo c'è con i vertici del partito, proprio fra le strutture giovani e quelli che sono appunto i vertici del partito? Lei, che in quanto deputato forse ecco, è la persona giusta che ci può raccontare di queste dinamiche. Beh, io in questo senso sono una privilegiata, perché comunque ho avuto l'opportunità di entrare in Parlamento giovanissima e di ricoprire un ruolo apicale all'interno del mio partito, quindi se dovessi parlare solamente di me, potrei dire tranquillamente, in generale, potrei dire tranquillamente appunto che il mio partito valuta il merito a chi si dà da fare il lavoro. È vero che il mio partito da sempre, in particolar modo il presidente Berlusconi, ha creduto e puntato molto sui giovani. Lo scorso governo Berlusconi era composto dalla maggioranza dei ministri anche sotto i 40 anni, quindi c'è stata una fortissima attenzione verso i giovani. Ad oggi ovviamente c'è la possibilità, c'è stata, io ho fatto una battaglia, ma la faccio da quando ricopro questo incarico, di dare l'opportunità a tutti i giovani meritevoli di candidarsi alle elezioni amministrative. Ci sono state, ne abbiamo adesso a fine mese. Domenica, domenica si vota a Roma, per esempio, abbiamo un grandissimo numero di candidati in tutti i municipi, ma anche al comune. Candidati giovani, ma giovani del movimento giovanile, cioè di ragazzi che militano proprio tra le file della Giovane Italia, che quindi sono persone di partito, poi a tutti gli effetti. Senta, lei diceva il dialogo con i vertici, chiamiamoli così, del partito c'è. Ci sono delle problematiche, delle dimensioni, delle situazioni che i giovani di Giovane Italia appunto chiedono al partito di tenere in particolare considerazione? Cioè, fate delle richieste all'interno del vostro partito ai cosiddetti grandi, no? Come dire, volete essere ascoltati su alcuni temi che ritenete essere trascurati in questo momento? Guardi, nella fattispecie il mio compito è stato proprio quello da fare da tramite tra le richieste della base del movimento giovanile, che conta al suo interno veramente migliaia di ragazzi in tutta l'Italia, con i vertici del partito. Qualcosa che mi dà molta soddisfazione è stata un'occasione della grande manifestazione di Fiuggi dell'anno scorso, perché nella quale abbiamo elaborato delle proposte in tutti, diciamo, i macro settori
della vita pubblica, cioè a partire dall'economia per finire al lavoro, all'Europa, eccetera, che sono stati parte integrante veramente del programma elettorale del Popolo della Libertà di quest'ultima campagna elettorale, per l'appunto. Quindi c'è questo ascolto, diciamo così. Diciamo che nel nostro partito sì, c'è questo ascolto e questa partecipazione. Senta, ma quanti sono i giovani di Giovane Italia? Guardi, noi abbiamo a livello locale amministrativo circa 4.000 eletti all'interno delle amministrazioni locali, per l'appunto. Noi non abbiamo un tesseramento autonomo nel partito, quindi sarebbe difficile contare effettivamente i numeri, però siamo molto radicati sul territorio, in ogni territorio c'è un coordinamento regionale, un coordinamento provinciale, un coordinamento comunale e poi nelle grandi città ci sono dei coordinamenti municipali molto ben strutturati, all'interno del quale lavorano tantissimi ragazzi. Durante quest'ultima campagna elettorale, che è stata occupata nelle piazze dai ragazzi della Giovane Italia, si è potuta vedere una grandissima e netta presenza in tutte le città, in tutti i centri in cui vi sono state delle grandi manifestazioni, per l'appunto. Quindi io devo dire la verità, da 2 anni a questa parte ho visto molto crescere il movimento, con anche delle energie nuove, fresche, entusiaste, di ragazzi che hanno dai 16 ai 23, 24 anni, che devo comunque dire si impegnano. Sono autentico miracolo, perché credono esatto, ancora nella politica. Esatto, oggi è difficile. È molto difficile. È molto meglio, difficile. Si parla tanto della distanza che c'è fra i giovani e la politica, però forse proprio questo momento di crisi che sta vivendo il paese ha fatto sì che tanti giovani valenti e meritevoli, come lei osservava prima, poi si siano anche decisi a voler dare un contributo, no? Esatto, se non altro a cercare questo, di capire come funzionano le cose, per magari chissà, forse speriamo cambiarle. Senta, esatto, lei parlava di ecco, speriamo. Cioè, è l'auspicio di tutti. Certo. Lei parlava di come il giovanilismo in sé per sé non ha in realtà nessun valore, no? No, bisogna puntare al merito, però è un dato di fatto che questo governo nasce anche nel segno della, tra virgolette, rottamazione, che poi c'è stata solo in parte, anche per fortuna, perché insomma ci sono anche delle competenze, delle professionalità importanti che è anche bene sfruttare. Fuse, esatto, certo, esatto. Certo. Però che cosa pensa proprio della composizione dell'attuale governo, proprio rispetto a questa esigenza di ringiovanimento di cui si parlava? È stata realizzata nel modo giusto oppure no? Che cosa ne pensa? Beh, è sempre il discorso di prima, che è lo stesso che poi che faceva lei. Nel senso che ovviamente è stato premiato sia un rinnovamento di tipo generazionale, con anche, diciamo, il giusto mix con competenze e valori, perché il Presidente del Consiglio Enrico Letta è assolutamente una personalità che posso dire la verità, ha 46 anni Enrico Letta, ecco, sì, io mi rifiuto di dire che è più giovane di quello che sembra. Sì, però mi rifiuto di dire che a 46 anni uno sia giovane, nel senso sì, che sia un ragazzo, se un uomo, pensiamo è giovane da molto tempo, diciamo. Sì. Nel senso, voglio dire, ecco, esatto, chiamiamo le cose con il loro nome, cioè, i ragazzi hanno 30 anni, 20 anni, ecco, gli uomini, le donne hanno 40 anni, un giovane adulto. Tu avrebbe detto un giovane maturo, un giovane maturo, bene. E quindi, insomma, comunque una personalità assolutamente riconosciuta nelle sue esperienze, che sono state appunto tantissime nel corso della sua vita e politica e anche di ricerca e di esperienza all'estero, così come ovviamente il vice premier Angelino Alfano, che comunque che lui è un altro pochino giovane. Più giovane, e comunque anche i ministri sono assolutamente tutte persone di competenza e che hanno valore, sia quelli più giovani che quelli meno giovani. Ma in questo tandem Letta Alfano, lei che è proprio in Parlamento, no? Sì. Ma ci vuole un po' dire, in realtà, al di là dell'ufficialità, se può, insomma, come poi si sviluppa, nel senso che noi li immaginiamo che si sorridono, ma poi insomma. Guardi, il governo è in piedi da circa 20 giorni, quindi insomma, cioè lei lì li vede dire, insieme. È presto per parlare. Io l'ho visto insieme una volta, che è stato il discorso di insediamento del presidente Letta per ottenere la fiducia dal Parlamento, per l'appunto. Credo che ci sia una sintonia di intenti, che voglio dire, è quello che
è quello che serve per il paese. Ricordiamo che questo governo è un governo che nasce così di larghe intese, ma per il semplice fatto che nessuno ha vinto le elezioni. Voglio dire, non è un accordo fatto sulla identità di programmi o identità, come dire, a tutto tondo di vedute. È chiaramente un governo di emergenza in questo senso, perché nessuno ha vinto le elezioni, non si poteva mandare l'Italia nell'instabilità più ancora di quello. Un matrimonio forzato, via. No, matrimonio forzato, un matrimonio fatto nell'interesse dell'Italia, un matrimonio fatto nell'interesse dell'Italia, in cui ovviamente io, sono Popolo della Libertà e Partito Democratico, porteranno avanti le loro istanze, che sono proprie delle singole, delle proprie identità di provenienza e di partito, ma che ovviamente saranno solamente quelle che attengono a un interesse superiore, esatto, che è quello, facciamo, che è quello dell'Italia. Facciamo un esercizio di stile: se il PD ha da invidiare, secondo me il PDL, la coesione anche verticistica, diciamo, il PDL che cosa ammira del PD? Cioè, qui questo nell'insegna delle larghe intese, cioè qual è, sì, secondo lei l'aspetto del PD che, insomma, che il PDL può trovare? In questo momento è un pochino difficile trovare qualcosa da ammirare, lo dico con tutto il rispetto, nel senso, credo che quando un grande partito come il Partito Democratico è in crisi sia un male per tutti quanti, ecco. Giustamente, ecco, manca poi sicuramente l'interlocutore principe. Senta, lei, sì, che è giovane, giovane donna, trentenne, appunto abbiamo detto 31, sì, anni, deputato, che cosa pensa del fatto che da questo governo giovane di donne siano state lasciate fuori giovani donne che hanno anche dato un contributo significativo al nostro paese, come la Carfagna, la Prestigiacomo? Guardi, io credo che sia i due nomi che lei ha individuato, che sono Mara Carfagna e Stefania Prestigiacomo, sono assolutamente delle persone che hanno all'interno del partito un loro peso politico, una loro ovviamente valenza e un loro valore, e sicuramente questo loro peso politico, questa loro specificità viene assolutamente valorizzata all'interno del partito. Non sono un po' arrabbiate con Berlusconi loro? Non credo assolutamente. Le scelte che sono state fatte, le scelte che sono state fatte assolutamente tutte quante alla luce del sole, e ovviamente tante persone sarebbero, tante persone di valore ci sono all'interno del partito che non hanno ricevuto incarichi di governo, ma non hanno per accettato questo, di buon grado, ma diciamo non per così. Questo, voglio dire, ma faranno mancare il loro supporto e il loro contributo. Senta, un'ultimissima domanda: noi sappiamo che per lungo tempo lei ha avuto modo di collaborare anche con Giorgia Meloni, sì, proprio nella Giovane Italia. Sì. Cosa pensa della scelta della Meloni di staccarsi dal PDL per fondare Fratelli d'Italia, che oggi è all'opposizione? Ma io credo che lei abbia fatto una scelta che è stata sicuramente frutto di una sua provenienza politica, di una sua forte identità culturale, e credo che abbia manifestato in più di un'occasione il disagio che provava ad essere dentro il Popolo della Libertà, quindi credo che in questo senso abbia fatto una scelta sicuramente giusta per lei, per quello che era il suo impegno in politica. Io penso che se una persona decide di fare politica nella propria vita, lo fa per una spinta morale fortissima a raggiungere, voglio dire, per me per esempio è supportare il raggiungimento del bene comune. Penso che per Giorgia Meloni sia la stessa cosa, e quindi penso che ognuno lo debba e lo possa fare negli ambiti, nei contenitori, nei contesti che più ritiene opportuni, più dove si sente meglio rappresentato, assolutamente sì, o di dare un contributo. Assolutamente. Allora, sì, facciamo gli auguri anche a Giorgia Meloni in queste ore, poi si decide anche come distribuire, proprio perché Fratelli d'Italia è l'opposizione, come distribuire un po' le cariche di quelle commissioni delicate che ci, sì, sono. Ecco, no? Esatto, ecco, questo mi dispiace un pochino. Che ne pensa lei di questa? No, a me mi dispiace il fatto che siano all'opposizione, nel senso che comunque se si è in Parlamento anche grazie a un'alleanza con il Popolo della Libertà, ecco, mi sembra Senta, però si dice, insomma, per esempio, che la Lega è all'opposizione, ma in realtà non lo è, insomma, che è un po' il braccio nascosto della centrodestra. Vedremo quando dovremo approvare dei provvedimenti in Parlamento come ogni partito si comporterà, perché poi quello è il banco di prova reale, perché poi
a parole per propaganda, siamo in un momento in cui mi sembra che tutti i partiti vogliono tenere il loro elettorato, come dire, vicino. Quindi vediamo poi all'atto pratico, quando si tratterà di affrontare provvedimenti reali per il bene del paese, come si comporteranno. Ma lei il Movimento 5 Stelle lo vede bene alla vigilanza RAI, al Copasir? Ma io penso che... alla presidenza di questi organismi, ovviamente. Perché poi sappiamo che sono composti al loro interno. Io penso che bisogna tenere un atteggiamento e un comportamento coerente. Nel momento in cui, a norma appunto della Costituzione, i parlamentari 5 Stelle hanno la stessa legittimità dei parlamentari del Popolo della Libertà, del Partito Democratico, di SEL e di tutti gli altri partiti presenti in Parlamento, credo che anche il Movimento 5 Stelle debba tenere lo stesso comportamento coerente. Questo comportamento coerente ovviamente deve passare attraverso un rispetto per il Parlamento e per il ruolo che si incarna, e quindi non si può essere da una parte critici e insultanti e dall'altra parte pretendere dei posti in commissioni, ecco. Giusto, occorre un equilibrio, occorre come dire, prendere consapevolezza del fatto che in questo momento loro non si pongono come cittadini, come extra forza extra parlamentare, perché loro sono dentro il Parlamento e sono dei parlamentari, e quindi devono prendersi tutte le responsabilità che il ruolo che il loro gli impone, ruolo impone, giusto. E questo passa anche attraverso un rispetto delle istituzioni che deve essere pieno e totale, e che non può appunto avere nel dibattito dei profili di insulto e anche a volte di offesa, di oltraggio alle istituzioni, sicuramente, ed è veramente l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento. Allora, un grazie all'onorevole Anna Grazia Calabria, deputato PDL, coordinatrice nazionale di Giovane Italia. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Arrivederci.